Bene, allora saluto tutti, vi ringrazio per essere presenti a questo incontro che domenica ho molto caldeggiato nelle mie comunità perché questa sera ci ritroviamo a parlare un po' di noi, di quello che siamo stati, di quello che siamo, di quello che saremo soprattutto. Come ho spiegato, il decanato sta facendo un lavoro di cui appunto questa sera parliamo, nella logica di provare a buttare un po' in là lo sguardo nel futuro, quello che succederà, quello che ci aspetta, quello che possiamo fare per mantenere un futuro aperto e bello per noi tutti. Questa sera il nostro ospite è Don Luca Ciotti, che come sapete è il parroco di Porto Valcavalca, questa decana, domo E nasca. e nasca, è un prete del nostro decanato, molti di voi sicuramente lo conoscete. E quello che un po' tira le fila, ecco, diciamola così, di questo lavoro che stiamo portando avanti come decanato, sia i preti sia anche i laici. Adesso cercheremo di capire un po' meglio. Ti ringrazio di essere qui. Grazie a voi. Avrebbe dovuto essere una possibilità data anche in presenza questa serata, invece, come ho detto, per motivi di agende, non siamo riusciti proprio a combinare, però mi sembrava proprio opportuno e bello, necessario mettere un po' sul tavolo di queste chiacchierate che io faccio tutte le settimane un argomento così, così anche importante per noi. Adesso che abbiamo, non dico concluso, insomma, adesso abbiamo un piccolo Presto. traguardo, lo abbiamo attraversato per poter rendere presente a tutte le comunità che ci vuole ascoltare appunto il percorso fatto, il lavoro proposto. E invece, appunto, dicevo, non siamo riusciti a metterci d'accordo, per cui questo incontro è registrato. Vuol dire che non potete chiamare per fare domande, mandare messaggi, non venite in chiesa perché la trovate chiusa, va bene, Le però domande un'altra le volta, domande dai. un'altra volta, ci saranno magari altre occasioni, creeremo altre occasioni per le domande. Bene, sì, io dicevo, Don Luca, dicevo domenica ai miei parrocchiani, presentando questo momento, che da un po' di tempo oramai, prima solo come preti del decanato, poi pian pianino allargando un po' il discorso e dando anche, come vedere, forme diverse al lavoro, da un po' di tempo ci stiamo mettendo un po' in campo e, per farla facile, ho detto alla gente questo: noi ci stiamo chiedendo cosa sarà di noi da qui a 10 anni. Perché non vogliamo arrivare come dire, a dover mettere le toppe, come spesso invece purtroppo accade in tante situazioni, soprattutto nella Chiesa, mi sembra, no? Corriamo sempre un po' dietro alle cose e ci ritroviamo sempre un po' all'ultimo a dover rattoppare le questioni di emergenza, così. Le questioni di emergenza che stiamo vedendo all'interno delle nostre comunità sono abbastanza semplici da dire, nel senso che vediamo un significativo, se non drammatico, calo delle vocazioni presbiterali dei preti, quindi una presenza che andrà inevitabilmente diminuendo ovunque, no? Ma qui da noi in maniera forse la sentiremo un po' di più perché buona parte del clero che adesso abita questo territorio, diciamo che senza Avanti di augurarmi nulla di età. male, ma è un po' avanti di età, ecco, quindi se mantenessimo quest'idea, cosa sarà da qui a 10 anni? Beh, una cosa che si potrebbe dire è che non ci saranno più tutti i preti che ci sono adesso, che comunque, nonostante l'età e tanti acciacchi che si portano dietro, sono più che preziosi, lavorano, se la smazzano mica male, ecco, se la mettono male. Non sarà più, vorrà dire, comunità, forse lasciate un po' a se stesse o diversamente guidate. Quindi vuol dire che un'altra fatica da affrontare potrà essere educare la gente a una novità in attesa, non voluta probabilmente anche, ma che inevitabilmente avverrà. Secondo te, quali altre criticità andranno affrontate da qui a 10 anni? Quali altre criticità? C'è la questione di poter immaginare la Chiesa. Questo cammino, quando l'abbiamo iniziato, l'abbiamo chiamato un po' così. Già fin dall'inizio, con la presenza di un po' di laici. Questo penso che sia il nodo significativo da poter custodire. Allora, immaginare la Chiesa vuol dire appunto come ce l'immaginiamo? Ci capita addosso? Ci capitano addosso le cose? Oppure possiamo immaginarle e formarci? Tu adesso dicevi già, no? In che modo poter andare verso? Credo che questa sia una delle cose, una delle consapevolezze che è emersa in modo particolare anche nel lavoro dei tavoli, no? Quasi dire,
capiamo che che sta cambiando, che cambia il mondo, cambia la Chiesa in questo momento in modo particolare, e quindi poter dire come ce le immaginiamo. Per fare questo esercizio di immaginazione, però, non è che siamo partiti così a caso, ma ci siamo lasciati condurre prima di tutto dal vicario per l'evangelizzazione, che è Don Mario Antonelli, che oramai quasi 2 anni fa, adesso perdo il conto del tempo, non si riesce più a capire, quasi 2 anni fa aveva iniziato a darci degli input, appunto invitando tutti i componenti dei consigli pastorali e comunque chi era interessato a mettere un po' in discussione, aveva invitato a riflettere sulla Chiesa partendo dal Vaticano II. E quindi da questo slancio diceva, bella questa questione, un balzo innanzi è una delle caratteristiche dentro i testi del Vaticano II, cioè per fare un balzo innanzi bisogna tornare un po' indietro, perdere la rincorsa per saltare avanti. Quindi il tornare al Vaticano II permetteva un po' di risistemare alcune questioni significative, per esempio anche come alcuni documenti sono stati modificati mentre si facevano, mettendo prima di tutto i laici e quindi il sacerdozio battesimale. Poi dopo la ministerialità, le altre ministerialità, no? Allora, il Vaticano II e poi Papa Francesco, cosa dire? Viviamo in questa chiesa dove il Papa in questo momento porta dentro dei sogni. Sogno una chiesa, più volte l'ha detto, ha dato anche un po' di caratteristiche dentro l'Evangelii Gaudium, tanto che il percorso è stato proprio riferimento all'Evangelii Gaudium e riferimento al popolo di Dio. Allora, per dire, l'immaginazione non è semplicemente, cioè, chiudo gli occhi e mi immagino, certo, è un esercizio anche di questo tipo. Però chiudo gli occhi, mi immagino e lo faccio a partire dai testi del Magistero e dentro un solco significativo. Su questo poi dopo i passi successivi che sono stati fatti dei lavori a gruppi dove già abbiamo lavorato un po' insieme, no? Le diverse persone del decanato, a volte in presenza, a volte scrivendo con varie forme, perché quest'anno è stato un po' così. Però abbiamo lavorato su che cosa? Sulle buone prassi, dire già in un territorio ci sono delle buone prassi, abbiamo cercato di scambiarsele, che è quello che avviene nella vita normalmente. Sulle inquietudini, perché dice che cosa ci inquieta, che vuol dire che cosa ci preoccupa, ma anche che cosa ci bolle dentro per dire cavolo, questa cosa qua andrebbe fatta, capiamo che forse bisognerebbe andare in quella direzione, capiamo che diminuiscono i preti, prima ce n'erano magari due per parrocchia, come facciamo? Ecco. Cosa ci inquieta dentro la vita delle comunità cristiane in questo momento? E poi quest'altra spinta che è tipicamente di Papa Francesco, che è quella della Chiesa in uscita, della Chiesa missionaria, quasi a dire, noi siamo abituati da secoli a portare avanti alcune cose. Il Papa dice, il rischio di dire si è sempre fatto così. Quante volte lo sentiamo e ce lo sentiamo addosso, no? Per tanti Io motivi, nella mia no? parrocchia ho fatto un decreto per cui non mi si può dire se è sempre fatto così. Potrei fare arcivescovo Facevo perché se fai i decreti e fai come un decreto l'arcivescovo. all'anno, è stato il secondo credo che ho fatto, quindi Però appunto scusa. questa cosa c'è, no? Ma non solo nella Chiesa, cioè credo che ci sono delle modalità per andare avanti, perché si è sempre fatto così. Ecco, di fatto forse questa cosa qua dice dobbiamo provare a trasformare la pastorale ordinaria in modo che diventi sempre più con una caratteristica missionaria dell'andare. Per cui l'immagine era quella della cittadella, una chiesa cittadella che dice suona la campana e tutti arrivano, e fino a un po' di tempo fa era così, invece una chiesa corpo a corpo, cioè dell'uscire dalle mura, potremmo dire così, anche dai nostri spazi, se vuoi culturali, e poter dire dove vado a incontrare gli altri, come, che di per sé è la quotidianità, cioè la normalità della chiesa, i laici vivono così in mezzo alla gente, forse siamo noi che siamo un po' più in difficoltà in questi termini, no? Però ecco, a dire, queste un po' di coordinate che hanno provato a lanciarci e ci hanno un po' messo in discussione. Sì, io ho forse accennato un po' troppo alle criticità della situazione, ma non perché voglio accentuare queste, ma perché mi sembra che possa essere anche bello immaginare che da una cosa che può far paura, spaventare, appunto, lo dici anche tu adesso, no, si è sempre fatto così, adesso c'è un'altra cosa, possa in realtà nascere una cosa buona, migliore, forse, probabilmente più adatta appunto ai tempi. È vera questa cosa qua, penso che sia bello, cioè cogliere, beh, se vuoi l'arcivescovo che aveva scritto un paio d'anni fa, situazione, occasione, diventa interessante in questi termini, dice, va bene, nessuno si sarebbe immaginato magari una situazione di questo tipo anni fa, e dire, beh, cosa vuol dire? Magari anche dove l'occasione è che non è semplicemente risolvere quella questione, ma allargare gli Allargare orizzonti, l'orizzonte, ecco, allargare esattamente. gli Cioè, orizzonti. possiamo stare qui a piangere fino a che vogliamo, per il fatto magari appunto che mancano i preti, però
però cosa fai? Stai lì a piangere? No. Qualcuno, sai che l'altro giorno nel gruppo diceva, c'è qualcuno che sostiene che ce ne sono ancora troppi. Che è interessante questa cosa qua, no? Perché noi siamo abituati, c'è un teologo che dice questa cosa, al prete pivot, attorno al quale ruota tutto. E a volte è anche un po' così, no? Che se non schiacci i bottoni si muove niente. Però dice, forse dobbiamo trovare invece il modo di essere dei preti traghettatori, capaci di traghettare una comunità perché possa diventare sempre di più una forma diversa di Guarda chiesa. che è vero questa cosa, nel senso che beh, noi siamo cattolici, veniamo dalla tradizione centenaria dove il prete è padre, signore, padrone, Era il prete sacrestano, in cura re. d'anime, Sì, no? e ha fatto la sua storia, ha fatto per il suo bene una figura di questa immagine. E adesso una parte della Chiesa, per essere onesti, non tutti la pensano allo stesso modo, no? Immagina che si possa arrivare a un momento in cui il laicato prenda un po' in mano le redini di tante cose che il Concilio Vaticano II dice potrebbero competere loro. Rispetto a questo però mi vengono due osservazioni da fare. La prima me l'ha suggerita, me l'ha fatta venire in mente proprio l'Alessandro Esposito, il pastore valdese, dove nella sua chiesa il laicato è assolutamente, cioè, prevaricante rispetto a tutto. Lui come pastore, adesso non la voglio dire male, però è letteralmente al servizio della comunità, quello che il consiglio gli dice lui fa, appunto, non ha una figura preminente rispetto alle altre, e riconosce la bellezza di un laicato che si mette in gioco, e lo sanno fare, anche i limiti. Perché il problema di un laico che si mette in gioco è, ad esempio, quanto è formato. Perché il rischio potrebbe essere, appunto, di una chiesa fatta di persone di buona volontà, di cuore grande, ma con una preparazione di carattere pastorale, magari non esattamente all'altezza. C'è il rischio che passi quello che penso io perché ho più carisma degli altri e riesco a farlo passare. Ma su questo è vero, e non può però L'altra dire. osservazione che invece... Vabbè, se non vuoi rispondere... No, cioè, io penso sempre che noi rischiamo di parlare della formazione dei laici, ma dove nella nostra testa la formazione è la formazione agli operatori pastorali. La laicità è No, molto sono di due più. cose Però, diverse. Ah se, beh, che esiste il rischio, va bene, può esserci, normalmente sì. noi guardiamo questa cosa, invece la laicità è molto di più, è il vivere la Chiesa nel mondo. Questo è interessante anche ciò che è emerso, perché anche qua dal Vaticano II c'è questo sguardo simpatico al mondo e questo debito col mondo del Vangelo, che è interessante. E questa cosa, per esempio, nel gruppo di lavoro che ho fatto settimana scorsa, veniva proprio fuori, in una testimonianza che Anche abbiamo nel mio. ascoltato, questa questione veniva fuori rispetto alle vocazioni. Al ministero sacerdotale e alla vocazione laicale, molto bello, diceva, e sono due vocazioni che devono prendersi cura vicendevolmente, prendersi a carico vicendevolmente, che è interessante questa cosa qua, no? È un po' come dire, e poi è venuta fuori in maniera evidente, dobbiamo imparare a formarci insieme. Io credo che questa sia una prospettiva che emerge molto da questo lavoro, guardando avanti come ci immaginiamo la Chiesa, non io direttamente, ma da un po' di lavori sono venuti fuori, capiamo che dobbiamo formarci insieme. E questo è bello perché in questo momento cosa avviene? Noi ci troviamo come preti, sì, più o meno tutte le settimane, ok, mettiamo lì un po' di cose, in fin dei conti qualche intuizione la mettiamo lì quasi a dire addetti ai lavori. Poi noi decidiamo, fine della trasmissione, al massimo diciamo ai laici, beh, c'è questo, c'è quest'altro. Mi sembra che noi dobbiamo provare a fare un passo diverso per dire, proviamo a formarci insieme. Certo, bisognerà capire che cosa mettere a fuoco con la formazione. Per esempio, nel mio gruppo c'era una persona che diceva, noi dobbiamo avere in mente quale immagine di chiesa e in base a quell'immagine di chiesa provare a pensare alla formazione insieme. Già nel pensarla, questo secondo me è interessante, cioè questo aiuta a crescere nella corresponsabilità, se no il rischio è sempre che il laico sia chierichetto, che non, cioè, non può andare avanti così, no? Evidentemente. Sì. L'altra osservazione che volevo fare rispetto a questo è ancora un rischio, forse viene fuori il mio carattere un po' pessimista, però va bene, è un possibile rischio perlomeno, è che si creino all'interno delle comunità due percorsi che non si incontreranno mai, cioè quello del laico impegnato
neanche dell'operatore pastorale. Una brava persona che ci crede, si gioca, ci si mette, fa i discorsi, viene ai tavoli. È il classico che semplicemente viene a messa alla domenica, cara grazia, e, no, nel senso che fa il Certo, suo dovere, va che bene, ci tiene anche ci poi. tiene, ci crede, ci va per mano del cielo, vive la carità, così però. Però dopo no, cioè lasciami perdere, ormai sono vecchio, ho la famiglia da tirare avanti, il lavoro mi prende troppo. Beh, il rischio di creare in questo discorso che stiamo facendo, appunto, all'interno di una stessa comunità, percorsi diversi, chi tira avanti, come ha sempre tirato avanti, magari ci sta anche bene così, chi lo sa, va bene. E che invece appunto entra in questo discorso, ci si mette, ci si fa e tutto quanto. Certo, tutto si supera molto semplicemente dicendo semplicemente così è la Chiesa, appunto, basta, così è il fatto, il popolo santo di Dio. Però poi viviamo nella storia e nelle case, cioè, per cui ti ritrovi, potremmo ritrovarci con quell'esperienza che credo nel passato, io l'ho vista in diverse comunità, un gruppo d'élite che fa le cose. Ah, di per sé questo gruppo d'élite, io penso che ci voglia sempre un po' un motore. No? In diversi luoghi, anche se tu vai a scuola, certo che sono tutti gli insegnanti, però aspetta, ce ne sono un po' di quelli che coinvolgono di più gli altri, che forse però con il criterio del dire il nostro mettere in piedi qualche cosa, facciamo così, è per cercare di andare verso gli altri, non semplicemente per dire beh, stiamo bene tra noi, punto, no? Tante volte va a finire che non si riesce, perché? Perché è il limite nostro, perché è la fatica del vivere, no? Però una domanda interessante anche qua che veniva fuori, mi sembra proprio nel mio gruppo, qualcuno diceva, ma io che appunto vado a messa la domenica e poi la comunità in che modo si preoccupa di me? Che non ho un compito specifico. Ecco, a me sembra che questo faccia parte di quella conversione missionaria che è chiesta alle nostre comunità, cioè quasi a dire. Noi dobbiamo forse aiutare la gente, lo dico per me prete, ma lo diciamo per la comunità cristiana, dobbiamo aiutare la gente a vivere da cristiana dentro la propria quotidianità, a essere un segno del Vangelo. Riusciremo? E penso che questa sia la sfida, no? Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, riusciremo? Beh, mi piace pensare che sì, cioè che il risorto è vivo e che ci invita ad andare in quella direzione. Dopo noi gli mettiamo tutti i freni a mano del caso, no? Però è avvincente questa possibilità. Certo, mi sembra che sia proprio importante questa prospettiva, anche del dire, siamo stati abituati a fare la pastorale battesimale dicendo, c'è una famiglia che viene a chiedere, vado a fare un incontro, facciamo il battesimo e poi va bene, cioè, se più di quello non riusciamo a fare, cara grazia che riusciamo a fare quello. Però il tentativo dovrebbe essere, ma come faccio ad accompagnarli? In che modo possiamo stare vicini? C'è qualcuno che abita lì di fianco e diventa un po' un segno che li prende un po' per mano? Questo sarebbe interessante. Questa cosa è bella ed affascinante e credo di aver, probabilmente è successo anche a te, di averla già vista fatta. Probabilmente proprio in questo anno così strano, particolare, io ho visto vicini di casa darsi appuntamento alle finestre, ai balconi, telefonarsi, andare a sentire regolarmente come stanno gli altri. A me è piaciuto moltissimo vedere alcune cose, non è che sia andato tutto bene, sia stato tutto bello, per l'amor del cielo, va bene. Però questi segni come semi di qualche cosa che fiorisce e che è dentro di noi e direi a prescindere dalla fede. Quando diciamo comunità chiesa, non so se diciamo, non so quanto debba essere così intimamente legata a un concetto di fede. Perché la Chiesa è una cosa oggettiva, è il popolo santo di Dio, siamo noi, sono i battezzati, è molto oggettivabile. La fede no, resta un mistero, come dire, quasi un mistero a me stesso. Io della mia fede probabilmente farei fatica a dire tutto, eh? E come quindi giudicare quella degli altri. Quindi un discorso, quello che dicevi tu prima, come dire, insieme nell'umanità, abbiamo bisogno di uno degli altri, penso che oggi quanto mai l'abbiamo capita.
oppure abbiamo avuto l'occasione per provare a capirla. La cosa che continua a stupirmi sono tutte le esperienze di egoismo che, come sempre, prevalgono, però questa è la dimensione dell'umano, siamo fatti così, Sì. no? Desideriamo e poi, non, e poi falliamo. Questa osservazione mi porta a farti una domanda, perché che a me ogni tanto l'ho tirata fuori anche nelle mie parrocchie così. È vera, e secondo me è bella e santa, la voglia che abbiamo di andare incontro alla gente, di incontrarli, la chiesa in uscita di cui non solo Papa Francesco, ma insomma il Magistero, direi in modi diversi, ma lungamente propone, ce l'abbiamo, ecco. Mi sembra che sia proprio un indice di cattolicità andare incontro alla gente. Non siamo così preparati a immaginare che ci possa tranquillamente essere gente che non ha voglia di incontrarci, anche al nostro interno. Cosa vuol dire? Non lo so. E c'è quella dimensione, ad esempio, non so, porto questa è una chiave di lettura che do io, potrebbe essere tranquillamente contraddetta ed erronea, eh? Ad esempio, al mio tavolo di lavoro erano iscritti in 14, mi sembra, e non siamo mai arrivati a più di metà presenze, neanche sempre le stesse, e neanche sempre quelle che si erano iscritte. Direi che tre quarti di quelli che si erano iscritti non si sono visti. Forse anche all'interno c'è ancora una visione da convertire, nel senso che siamo pronti a dire qualsiasi cosa che debba essere detto, perché guai se non lo dici, puoi farlo un'altra cosa. Prova è che io ho 50 anni, anche tu sei lì, mi sembra di aver capito, è vero o no che diciamo un po' le stesse cose da quando siamo adolescenti? Ma non lo so questo. Allora, intanto rispetto alla Non che le parte. cose non siano No, cambiate, eh? no. Però rispetto alla partecipazione è stato proprio faticoso, forse quest'anno ancora di più, no? Però il desiderio era stato quello di dire: coinvolgiamo quelli dei consigli pastorali che hanno già come si dice, un passaggio, cioè dentro la comunità una responsabilità di questo tipo. Però devo dire che di input ne sono stati dati una serie, ma anche su noi preti. Cioè, dopo io dovevo ruzzare ogni tanto, ma sembrava che fosse una cosa mia, no? Invece potrei dire, di cammino è stato fatto, materiale è stato consegnato, però non è che ci si sia mossi, no? Quindi la fatica di partecipare è la fatica in generale del Secondo te è partecipare. del partecipare? Del partecipare al di là delle cose ecclesiali, Sì, cioè cioè è legata al fatto del partecipare. io colgo questa Tu cosa credi qua in in questa cosa? diversi ambiti, che la gente fatica, basta che tu guardi anche l'ambito politico, partitico, le associazioni. È un tempo faticoso in questi termini, 20-30 anni fa invece era molto fiorente in questi termini, per cui facciamo un po' le spese del dire che in questo momento è più difficile. Questo non può voler dire, scusa se ti interrompo, ma mi dai proprio non può voler dire forse che appunto questo è un linguaggio mancato oramai, cioè non più attuale. Però d'altra parte o troviamo le forme di partecipazione che permettono di condividere dei pensieri, di poter dire non io sono il capo e tu sei sotto, ma di dire lavoriamo insieme per costruire in questo caso la Chiesa, ma potrebbero essere altre cose. E quindi io penso che valga sempre questa possibilità. Tu prima dicevi non si è da soli, no? Lo dicevi in ordine al buon vicinato, abbiamo scoperto un po' questa cosa e scopri che è anche più bello, no? Che porti dei pesi e delle gioie insieme. E invece questa cosa qua diventa un po' faticosa a volte perché i ragazzi direbbero è uno sbattimento, no? È più facile per certi versi andare avanti per conto proprio, ma lo vedo anche su di me, prete, no? Cioè ogni tanto tu hai in mente delle cose, è più facile dire vado per conto mio ed è Certo. più difficile creare il consenso, ma nel senso di dire il desiderio di andare nella medesima direzione, perché anche questo non vuol dire tutti la pensano uguale, ma cogliamo che stiamo andando, che tra l'altro questa è proprio la forma del Vaticano II, quel convergere di chi dice puntiamo lì e proviamo a vedere come fare, ed è solo dentro il confronto e il dialogo che si può costruire qualcosa. Certo che ci vuole più tempo, Sai che no? secondo me invece il problema è esattamente questo, non tanto l'idea del partecipare, che perlomeno ce lo può avere le sue fatiche, però anche i suoi punti di forza. Se a me piace il canottaggio, io all'associazione dei canottieri partecipo, cioè per dire una scemata, ecco. Invece il problema secondo me
potrebbe essere forse anche questo, il fatto che abbiamo disimparato, probabilmente, o forse non so se abbiamo mai imparato, che all'interno di un'unica realtà possono esserci visioni diverse. Cioè, mi sembra di intuire che facciamo fatica a capire che se io la penso diversa da te non sono tuo nemico, ma sono un'occasione di riflessione e tu un po' lo sei per me. Poi, per l'amor del cielo, come dicevo prima, viviamo nella storia del tempo, per cui esisteranno anche i nemici magari, boh, chi lo sa, speriamo di Però no, guarda, ma... nel lavoro fatto io non colgo questa cosa qua, colgo che la gente non si è mossa più di tanto. Dentro questo dico, alcuni ci sono stati bene, partiamo da un piccolo gruppo, non per dire abbiamo deciso il mondo o noi stiamo bene, ma per dire come possiamo fare Sì. per coinvolgere anche gli altri. Questa per esempio era una domanda che emergeva, dire ok, in questo momento abbiamo provato a focalizzare alcune cose, ci siamo formati su alcune cose, abbiamo focalizzate e adesso però dovremmo trovare il modo di poter far sì che il modo di comunicarli, il modo di poterne possa diventare piano piano un patrimonio comune, che se vuoi di per sé è la dinamica di una comunità, no? Quante volte tu hai l'impressione che una comunità faccia proprio fatica a muoversi, no? Magari qualcuno su una cosa, qualcuno su un'altra, com'è difficile riuscire a coinvolgere una comunità intera? In questo momento anche storicamente si dice, dobbiamo partire dal basso per poter compiere dei passi significativi. Settimana scorsa proprio se sentivo una cosa online, ho seguito un incontro online che proprio lavorava su questa cosa qua. Non era a livello ecclesiale, era a livello sociale e cioè, è proprio vero, no? Cioè, se si riesce a lavorare insieme, poi questa cosa qua diventa un patrimonio comune. Prova a pensarlo, quante volte un prete in una parrocchia si portano avanti delle cose, buon, belle, brutte, a un certo momento va via, arriva quello dopo, Finisce cambia tutto, si tutto. ribalta Questo tutto. per esempio Giorgio me lo diceva rispetto al tavolo di lavoro numero 4, che è quello sui poveri, sull'attenzione alla povertà, e diceva, mi accorgo che, era venuto fuori in quel tavolo lì, che alcune dimensioni che sono cresciute in questo territorio, indipendentemente dai preti, mi sembra che segnalasse per esempio il gym, però non sono sicuro, adesso mi ha segnalato qualcosa, dice, e beh, vanno avanti perché il laicato si è preso cura di questo e sta portando avanti. Se fossero legate alla figura di un prete, può esserci anche una forma carismatica, però poi dopo finisce lì. Allora, quindi credo che una delle fatiche belle anche da fare sia quella di fare squadra. Fare squadra credo che valga fare squadra tra noi preti, ma semplicemente nella forma che siamo confratelli, non ci siamo scelti, il Padre Eterno ci ha messo in questo territorio e dice, uè, riusciamo a condividere la vita. Ma poi dopo, appunto, o contemporaneamente, voglio dire, poter fare squadra con il popolo di Dio Sì, che sì, ci sì. è consegnato, no? No, ma sicuramente io provavo a dire quella cosa che dicevo prima in termini molto ampi, no? Proprio di fatica generale per poter fare certi discorsi, no? Tu dici fare squadra, sì, no, l'hai detto tu, non c'è come dirlo, poi bisogna Bisogna farlo. Uno farlo, no? In dei limiti, questo mi una delle chiedo. fatiche, credo che poteva essere non tanto l'idea di partecipare, perché se sono affascinato partecipo, ma del non sostenere la diversità, la eterogeneità delle situazioni. Io questo, cioè può essere un tuo sguardo, io in questo momento non mi sembra che sia, ci sarà certo, no? Però mi verrà a dire che non è lo spuntone. Per esempio, quando è venuto l'arcivescovo, c'erano in chiesa a Luino 150-160 persone, quindi se non la totalità dei consigli pastorali, buona parte, Sì. no? E quindi dice, perché erano interessati? Beh, io spero, viene l'arcivescovo, per cui dice, ci sono, no? Però appunto quelli in quel momento lì c'erano, hanno ascoltato un rilancio rispetto al lavoro fatto, dopo è difficile poter dire ok, adesso allora mi ci metto dentro un po', metto di più le mani in pasta, ma credo che a volte è anche legato alle situazioni di vita, cioè ecco questa cosa Sì, qua, no? Per il cui. fatto che almeno sì, più o meno siamo omogenei da questo punto di vista, no? Le nostre comunità sono comunità sostanzialmente di persone un po' avanti con l'età. I giovani che abitano le nostre comunità sono gente che ha altro da fare nella vita, quindi tutti i frontalieri sono occupati tutta la mattina e la sera, i giovani dopo il liceo se vogliono studiare devono per forza andarsene. Comunità. Mi sembra, così in generale, poi non è vero fino in fondo, adesso andiamo un po' per massimi sistemi, ecco, la facciamo un po' troppo, forse un po' troppo facile, però anche di gente che dice, ma io ormai il mio l'ho fatto, cioè vadano avanti gli altri adesso,
Questo credo che sia una fatica. Io, se penso a chi mediamente viene alle messe la domenica nelle mie parrocchie, forse più che a Gemignaga, che non Abruzzo di Bedero, vedo gente di cuore, generosa veramente, come sanno essere la gente di questa terra, che però sta lì a giocarsi e credo sia anche, forse proprio attivamente intendo, sia anche dovuto al fatto appunto del fatto anagrafico, sociale di un territorio che è composto in questi termini. Però dentro questa cosa qua forse competerà, a Io mio volevo chiedere però questa tutto cosa qui, la domanda era questa, dove sono i giovani? Perché facciamo così fatica a raccoglierli? Marco, questa cosa qua vale da tutte le parti. Sì, ma infatti Cioè non è la domanda vale da connotata tutte le parti. col territorio, forse in questo territorio c'è l'aggravante che giustamente dicevi, se uno da giovane deve studiare o va a Lugano o va a Milano, vuol dire che via tutta la settimana come Rimino, arriva a casa un pezzetto e dice faccio anch'io quello che posso, no? Quindi questa cosa qua, credo che la fatica per un giovane è che sia il dire vale la pena credere, vale la pena impegnarsi, vale la pena. E ci sono forse dei passaggi di maturazione. La fatica che vedo io è che è difficile riuscire a, io dico così, a stanarli, ad andare a incontrarli, perché non è che automaticamente uno passa in parrocchia, passa in piazza. Questo io lo trovo come una fatica, se vuoi, bella nel tentativo anche qua di dover andare, però è difficile riuscire a ritrovarsi insieme, a fare un gruppo, a camminare insieme. Dopodiché non è che manchi questo desiderio. Guarda, in questi giorni ho incontrato alcuni adolescenti giovani nel tentativo di camminare un po' insieme e non è che non ci sia il desiderio di fare un gruppo, però è sempre difficile riuscire all'osteria a fare il saltino. Dove sono? Ci sono. Cioè ci sono fisicamente perché io ricordo quando sono arrivato ho provato a fare una ricerca di quanti adolescenti e giovani ci sono nel territorio delle mie quattro parrocchie. Adesso sono impressionato, mi sembra che dai 13 ai 30 anni c'erano 700 persone, che tu dici sul totale, beh, però dopo dici, dov'è che sono? Ma dove sono nel senso che fisicamente non li Fisicamente, vedo in giro, no? sì. Ecco, però forse questa cosa qua chiede anche a noi di fiutare un po' di più, di andare un po' di più, a volte probabilmente, ma credo che potrebbe essere anche una pastorale di questi territori, del strutturare un po' di meno, dell'andare a incontrare la gente. Questa cosa qua penso che sia una cosa che dovremmo imparare un po' di più a fare. Ogni tanto si riesce, tante volte non si riesce, però potrebbe essere interessante anche come modalità. Sì, va bene. Facciamo un mezzo passo avanti, un passo avanti. Cioè, hai parlato più volte di questi famosi tavoli, quattro tavoli, ed è stato un passaggio interessante del cammino, del progetto che abbiamo messo in piedi. Lo vuoi raccontare un attimino Allora, meglio? il passo previo è che in questo tempo in cui non ci si poteva incontrare, abbiamo detto non perdiamo il filo. Che cosa facciamo? Allora, intanto c'è un gruppetto che si è trovato costantemente per preparare tutte queste cose qua, cioè c'è un grosso lavoro di, chiamiamolo di regia o che cosa, fatto da 7-8 laici, un diacono, un prete e una famiglia di Azione Cattolica che ci aiuta a tenere insieme i pezzetti, a rimanere. E allora in questo tempo in cui non ci si poteva incontrare, abbiamo detto prepariamo dei testi che ci aiutino a riflettere in riferimento alle quattro linee che avevamo un pochino visto emergere. Una prima linea, se vuoi, è che cosa la parrocchia offre, chiamano il piano di offerta formativa, potremmo dire, no? A una comunità. E quindi la spinta evangelizzatrice, potremmo dire. Il secondo, invece, è il rapporto con il mondo, appunto, dentro quelle caratteristiche che dicevamo prima, no? La simpatia per il mondo e il debito per il Vangelo, la capacità di guardare, ma in questo pezzo di mondo, ma forse c'è qualcuno che sta facendo delle cose belle e non siamo noi. Aprire gli occhi sulla possibilità di intrecciare questa possibilità di far crescere il bene, che già c'è, che cresce, no? Prima tu un pochino l'accennavi. Il terzo tavolo, invece, era sui ministeri, preti, laici. In che modo, che cosa vogliono dire? Quale presenza? Ecco, quale presenza, perché immaginare la Chiesa forse vuol dire un po' questo. E la quarta cosa era l'attenzione sui poveri, no? Il Papa nell'Evangelii Gaudium dice noi dobbiamo lasciarci evangelizzare dai poveri, noi siamo abituati a fare delle cose per i poveri, dobbiamo imparare a partire da loro per poter camminare insieme. Ancora, allora si sono organizzati questi tavoli con dei testi che sono arrivati a coloro che si erano iscritti, nel senso di dire ok, di ogni Ci sto. comunità,
di ogni comunità, abbiamo cercato tramite i preti, tramite i consigli pastorali, di dire ok, ci sono questi 10, questi 15, sono venuti fuori 4 tavoli da circa 12, 13, 14 persone l'uno, non di più, perché evidentemente il contesto era già formativo in questa forma, di poterne parlare uno con l'altro, se no. Bene, dentro questi tavoli stanno emergendo un po' di cose. Abbiamo fatto questi 2 incontri. Il primo era per formare gruppo, gente che non si conosceva. Io devo dirti che, e sentendo anche gli altri, che il clima che si è respirato è stato un clima bello, un clima, ecco, mi viene da dire, ecclesiale, no? E preparato in questi termini, per cui anche non conoscendosi, si sono create le condizioni per poter condividere dei pensieri. E poi in ogni tavolo c'erano, chiamiamo così, degli esercizi, dei casi da poter prendere in considerazione, ma non semplicemente, ma questa roba mi fa venire in mente, ma recuperando esattamente tutto il lavoro che era stato fatto in precedenza. E poi il tentativo era di arrivare a dire proviamo a mettere giù dei criteri, delle linee, dei passi concreti che possano in qualche modo farci arrivare a deliberare, perché uno dei passaggi che aveva consegnato il Don Mario Antonelli venendo dice ecco diversi passaggi, ma a un certo momento un gruppo che si trova deve poter deliberare o almeno mettere lì, dice vorremmo fare questa cosa qua. Credo che siamo un po' a questo punto, eh? Allora adesso ci vuole la pazienza in questi giorni di raccogliere tutti i pezzetti, obiettivamente. Io posso dire del mio tavolo in particolare, il mio tavolo era quello, il tavolo numero 3, dove si mettevano in questione il laicato e il presbiterato. Che cosa è venuto fuori in linea di massima? Beh, intanto una cosa che tu da tempo dici, che è quella, guardando a tutto questo territorio, dal territorio di tutto il decanato, forse ci sono delle zone che sono molto omogenee tra di loro, no? Possiamo pensare appunto a uno sguardo più ampio che tenga conto di queste aree omogenee? Questa cosa è venuta in maniera condivisa, no? Per cui forse una parte che va da Castelvecana fino a Germignaga, un blocco così, un blocco che è sulla città di Luino con la fetta che sale a Dumenza, così, un blocco che è su Maccagno e la Vedasca e un blocco che è Mesenzana e Grantola, per dire che in questo momento forse si lavora già un po' così, però non c'è nessuna definizione territoriale. Però ci siamo anche detti, facciamo questo esercizio, tu lo accennavi all'inizio, ma se fra un po' di anni ci fossero meno preti, come facciamo, come non facciamo? Beh, ci siamo detti che non è semplicemente questione, mettiamo uno qua, uno là, cioè non è questione di posizionare, ma è questione di dire con quale criterio. E questa cosa è stata interessante perché forse è la prima volta che a qualche laico capita di dire ma forse posso dire anch'io qualcosa sul prete? Certo, cioè noi siamo in un ambito in cui vogliamo suggerire all'arcivescovo guardi, noi viviamo qua, ci accorgiamo di alcune cose, ci sentiamo di dare questi suggerimenti che non hanno il piglio del dire bisogna fare così, ma hanno la forma del consigliare, esattamente il consigliare nella Chiesa. Allora dentro questo appunto emergeva il dire non è tanto questione di posizionare i preti, forse è questione di dire come facciamo a prenderci cura del prete perché il prete possa prendersi cura di una comunità. Ed è emersa una nota che è quella dell'umanità del prete. Certamente vivere da prete in queste terre è diverso rispetto a vivere a Milano da prete. Ma banalmente perché cosa? Tu alle 9 dici chiudi e chiudi. Alle 9 se chiudi a Milano dici vado a vedere il cinema, vado a vedere un teatro. Cioè, voglio dire, qua non è che sia impossibile, però sicuramente è più complicato, no? Allora, dentro questo poter dire, ma che cosa potrebbe custodire l'umanità del prete? Allora capisci che poter dire, questa cosa è una nota da tenere presente, potrà voler dire, ma magari i preti che vadano a vivere insieme, no, che vivono anche separati, ma trovano dei momenti di vita comune, già la Presbyterorum Ordis andava in questa direzione, no? Però è un po' come dire, forse dobbiamo essere un po' più coscienti, anche perché, banalmente, ci sono alcuni preti anziani che sono nel nostro decanato che da anni sono in parrocchie impensabili, ma se tu dovessi dire io in qualche parrocchia della Val Vedasca mando su un prete giovane a star su, io non so se sarei capace di resistere, no? Sì. Ecco, allora è un po' come dire come possiamo prenderci cura, e questa è quella cura vicendevole. Quindi che cosa veniva fuori? Una possibilità di ragionare per aree omogenee, una possibilità di certo pensare ad alcuni preti che ci saranno, che magari qualcuno anche a mo' di esempio possa scegliere di vivere insieme, e qua veniva fuori a dire ma necessariamente bisogna fare una scelta, non è che si possano mettere insieme delle persone che magari hanno una formazione anche un po' differente, però anche questo, altre due presenze, quali presenze
sul territorio che possano essere punti di riferimento, perché la questione è questa della presenza. Come fai a essere, cioè, in una comunità dici qualcuno ha bisogno di trovare un punto di riferimento. Una volta era chiaramente il prete e andando avanti non è più il prete, ma forse ci accorgiamo che non automaticamente deve essere il prete. Il prete è mandato lì ad aiutare una comunità a camminare, ma in quella comunità lì è possibile che ci sia qualcuno che possa essere un punto di riferimento, uno, una famiglia o che cosa, che sia di lì o che sia o che venga da fuori. Abbiamo visto una testimonianza di una famiglia chilometro zero che è nella zona di Varese, a Cairate, ci ha detto come stanno vivendo, ma proprio nel senso di essere una presenza significativa. In più si emergeva questa cosa: nel nostro decanato c'è una presenza significativa di consacrati. Monastero di Dumenza, Monastero di Agra, Opara Germignaga, Gocciano. suore di Roggiano, suore di Castelveccana, a dire anche qua. Che risorsa sono in ordine alla presenza che sono dentro la Chiesa? Questo è interessante perché dice: guarda, ci sono già una serie di ministeri che chiedono di poter camminare insieme. E questo mi sembra che possa essere un passetto bello anche proprio in ordine al dire delle destinazioni, dei preti, per dire, si può studiare un territorio dicendo: ma forse qua ci starebbe. Tra l'altro qua, e poi dopo però non c'era più tempo di andare avanti, emergeva già la questione delle strutture. Cioè in questo momento noi abbiamo 50 case parrocchiali, non so, dice, ma Numero forse poter ragionare così ci aiuta anche a razionalizzare un po' meglio, a poterci aiutare. Aggiungo, io ho fatto 10 anni a Milano in una comunità di preti, non l'avevo scelta io. Ognuno di noi aveva un appartamentino, aveva una zona comune dove mangiare. La cosa bella, al di là dei momenti, era che quando tu ti siedi a tavola c'erano preti con diverse competenze. A me ha fatto bene stare seduto a tavola con degli altri, penso che abbia custodito anche un po' la mia umanità, però è la possibilità di scherzare, di dire due scemate, ma anche di stimolarsi vicendevolmente. Ecco, mi sembra che si aprano Sì, delle vie interessanti. l'idea di superare probabilmente una lettura pastorale estremamente legata al territorio rispetto ai preti, no? Io sono parroco di Germignaga e di Pezzo di Vedero e qui mi compete tutto. Tu sei parroco di Castelveccana e ti compete tutto. L'idea di superare questa lettura è di appunto dare delle competenze invece anche per territori più ampi. Ad esempio, parlavi di aree omogenee, una cosa che a me sta sempre molto, è sempre stata molto a cuore. Ho qui un'area omogenea, 3-4 preti che vivono insieme. Io mi occupo di questo perché mi sono formato, perché sono bravo. Tu sei bravo in quello, quant'altro, ti occupi di quello su tutto il territorio. Secondo me fa bene non solo al prete, che effettivamente vede allargarsi un attimino l'orizzonte e sgravarsi di tante cose, perché se devo occupare di questo, però non mi devo occupare di quello, non ho tutto sulle spalle così, ma fa bene anche alla gente, perché questi sono territori da un certo punto di vista oggettivamente un po' chiusi, faticosi da gestirsi e quant'altro, però mi sembra di vedere anche abbastanza interconnessi tra di loro, cioè da me viene gente a messa per dire che da Luino, da Castelveccana, so che da Premaggi vanno a Luino perché è più comodo di essere subito lì dietro l'angolo. Cioè un certo qual movimento c'è, cioè, avere a che fare, offrire la ricchezza di un uomo, di un prete, a un territorio più ampio, secondo me è economicamente più interessante che non. Forse però questo ci chiede proprio di guardare in maniera più ampia, Sì. no? Questo, guarda, emergeva anche nel tavolo 4, quello sui poveri, dove dire: ma cosa vuol dire vivere la dimensione della carità in modo particolare? Eravamo andati a intervistare Don Marco Casale, che è parroco a Varese, si occupa di un po' di dimensione della carità, e appunto, tra le altre cose, veniva fuori dire: forse ci potrebbero essere diversi poli dentro il decanato in cui concentrare alcune attenzioni caritative, che sia un emporio, che siano dei mobili, che siano delle altre cose. Certo, non è l'unica cosa della carità, però è un po' come dire uno sguardo che diventa più ampio. Certo, in questo però ci bisogna avere l'attenzione alla cura della persona, no? Perché banalmente, se ci fosse una persona che deve andare da Castelveccana a Maccagno a prendere il cibo, dici: come facciamo?
quale cura abbiamo, possiamo camminare insieme. Ecco, credo che bisogna tenere insieme uno sguardo più ampio e un'attenzione alla persona. A me sembra bella questa possibilità, no? E questa cosa qua da costruire proprio insieme, preti e laici, a me sembra che sia ecco, l'orizzonte potrebbe essere questo. Certo, ritorno a dire, il nodo conclusivo, ma che era sintetico, e conclusivo nel senso sintetico, è l'aspetto della formazione, che vuol dire probabilmente in questo momento noi possiamo mettere lì alcuni flash, alcune intuizioni, appunto ci immaginiamo una chiesa così. Se ci immaginiamo una chiesa così, consegnarla all'arcivescovo vuol dire, magari anche lui dice, anch'io, anche a me sembra che in generale ci immaginiamo di poter mettere lì questi passi. Eminenza, lei cosa dice? Possiamo andare in questa direzione, va bene? Sarà lui a dire va bene, non va bene. Ecco, credo che sia importante questo confronto, no? E dentro questo è evidente che noi siamo a questo punto qua, immaginare di arrivare lì vuol dire quali passi facciamo, e quali passi facciamo chiedono quale formazione mettiamo in atto. Questo io credo che sia un po' la sfida da poter mettere in atto. Tra l'altro mi sembra che sia la sfida che la Chiesa di adesso, della nostra diocesi, vada ad affrontare, no? Sai, tutta questa questione della Chiesa dalle genti, il gruppo Barnaba, nel senso di dire fate in modo che all'interno del decanato ci siano delle persone che iniziano a prendersi cura. Noi questa cosa qua di per sé l'abbiamo già messa in atto, no? Perché il cammino che abbiamo fatto è tipicamente un cammino sinodale. Anche se la partecipazione è stata risicata, però il desiderio, il tentativo è in questi termini qua. Sì, sì, no, poi il senso di questa serata era proprio quello di amplificare un attimino, in modo totale che se qualcuno si accorge che un discorso che gli interessa possa venire e parlare, trovare gente. E comunque appunto poi saremo anche un po' più precisi sul dire i contenuti almeno dei tavoli, che erano già un punto importante, perché possano arrivare a tutti. E quindi magari sì, facciamo piano piano dei fogli di sintesi, sì, in modo che sui bollettini così. No, se posso dire anch'io la mia esperienza del mio tavolo, il tavolo secondo, quello sul mondo, sì, esatto, sì, il dialogo con le altre realtà, quant'altro, l'aria che si respirava era senz'altro sì, sinodale, ma anche simpatica, per usare un aggettivo che abbiamo già usato diverse volte questa sera, e va bene. Se devo dirla, qualcuno, è stato anche detto, si aspettava una qualche, come dire, un passaggio un po' più subito concreto. Questo l'ho sentito anche di altri tavoli, a dire la verità, anche di un altro tavolo, adesso non mi ricordo quale, ma non devo, perché, ma giusto per dire che l'ho recepito come una voglia di fare, una voglia di fare. Poi sono il primo a dire che questo è un lavoro che non ha scadenza, no, non ce l'ha, non deve averla, chiede pazienza, non ha scadenza. Certo, non credo neanche che bisogna starli troppo a filosofeggiare oltremodo, a un certo punto bisognerà arrivare anche a una scelta molto concreta, perché la gente ha bisogno anche di cose, cioè viviamo di cose concrete così, però senza però l'aria sì, era veramente mi sembra di averla registrata così, ecco, come aperta, sinodale, ma direi simpatica, davvero simpatica, di ascolto reciproco. Sì. Questo senz'altro. È bello, si inserisce anche in quel tentativo di ascolto che stiamo facendo anche tra noi preti. Chissà se riusciamo, no? Però è una continuità. Forse è lo stesso è Don Sandro che diceva questa cosa nel nostro tavolo, dice, guarda, si ritrova un po' una continuità tra queste due cose. No? Va bene. Senti, secondo te questo passo un po' più concreto potrebbe essere immaginabile per la ripresa di autunno? Allora, in questo momento dovremmo andare avanti così, che proviamo a raccogliere il lavoro dei tavoli, ci ritroviamo con questo gruppo qua e lo facciamo, lo condividiamo con tutti quelli che hanno detto, che hanno partecipato. Dopodiché il passaggio dovrebbe essere di andare dall'arcivescovo, nel senso di dire guarda, quello che abbiamo fatto fino adesso i passi li sa, questo è quello che ci sentiamo di consegnare, per dire appunto stiamo andando bene o non stiamo andando bene. Se così è, dobbiamo poter dire nel prossimo anno, più che dire automaticamente si fa così, dobbiamo dire su che cosa iniziamo a formarci insieme. Ecco, credo che questo sia il nodo, quindi in autunno io penso che una possibilità sia quella di dire scegliamo una cosa, un percorso, una su cui iniziamo a formarci insieme, sapendo che però andiamo in quella direzione lì. Ecco, cioè la novità, se vuoi, è non semplicemente ci formiamo, quante volte un corso, una roba, però ci formiamo per andare in quella direzione lì,
dentro questo probabilmente emergono piano piano anche degli altri paesaggi. Contemporaneamente è evidente che se si definisce che si fanno quattro aree omogenee, bisogna poter dire questo. Che cosa vuol dire? In che modo? Ecco, questo compete un po' di meno a noi, certo. Compete un po' di più al vescovo, chi per lui, però vuol dire, beh, nel giro di 2 anni una faccia si è delineata. Ecco, cioè vuol dire che piano piano si dà una linea, appunto, si cammina in una direzione, non si cammina così a vanvera. Però con una direzione, non sai neanche bene la meta, però almeno la direzione sì. A me sembra che questo sia positivo, no? Questo permetterebbe anche, per esempio, a chi arriva, anche di noi preti, dire: ma dove arrivo? Guarda, arrivi in un luogo dove si sta camminando in quella direzione, no? Perché sennò, come sempre, ognuno anche in queste terre qua rischia di dire: va bene, arrivo, mi trovo il mio angolino e cerco di stare in piedi nel mio angolino, no? Però poi dopo ognuno rischia di andare un po' per conto suo. Sì, ma questa cosa secondo me porta a quest'altro, perché vedi, l'angolino, che è vero, rischiamo un po' tutti di dirti, ti serve se non hai orizzonti, per agganciarti, devi stare al mondo alla fine, no? Devi stare al mondo alla fine, devi stare in piedi in qualche modo, no? E se sei in una realtà che, come dicevi tu prima, anche umanamente magari ti è un po' schiacciata perché non ci sono grandi offerte, possibilità, ma non solo ludiche, anche di tutti i generi, insomma, dove puoi esprimerti, ritrovarti. Se la comunità ecclesiale è quella normale, per cui ci metti un attimo a entrarci, non è che arriva il prete e è arrivato Dio in terra, no? E arriva uno che, vabbè, per l'amore del cielo, con tutte le sue caratteristiche, dovrà anche lui entrare, per pazienza, conoscere quant'altro, quindi ha ulteriore fatica. Se è tutto sempre compresso, l'angolino diventa il tuo aggancio di sopravvivenza. Quindi questo discorso di ampliare l'orizzonte potrà voler dire che magari fra 20 anni io e te non ci siamo più, ma uno arriva qui al nostro posto e non avrà bisogno dell'angolino. Perché l'ambiente non sarà più così compresso. Se vuoi, la dinamica è quella appunto dell'Evangelii Gaudium, no? Il tempo supera lo spazio, sì. Non è questione di occupare spazi, ma è questione di iniziare processi. Ecco, sì. Questa è, se vuoi, la sintesi, sì, del tentativo che stiamo facendo. Stiamo cercando di iniziare un processo che non vuole essere lungo 200 anni, ma certamente ti accorgi che non basta schiacciare il bottone e domani cambiano le, certo, cose, no? Certo. Ecco, allora in questo è un po' come dire: abbiamo colto qualche orizzonte, dai, adesso sarà il tempo di dire formiamoci e aiutiamo anche altri a condividere la possibilità di camminare insieme, e dopo vediamo un attimino cosa viene fuori. Va bene, Luca. Allora, grazie, eh. Alla Gigi Marzullo, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che avrei dovuto chiederti? Non lo so che cosa dovevi chiedermi. Oh, secondo te, cioè, certo, qual era il piatto preferito? Ripiglia. No, sì, va bene, cioè, mi sembra che fosse anche importante, okay, poter mettere un, sì, po' in campo questa cosa qua, e poi appunto magari potrebbe essere importante l'anno prossimo anche in queste chiacchierate poter dire, no, cioè non dimentichiamo, non è una cosa fatta, no. Ma magari potrebbe essere ogni tanto poter rilanciare una cosa del genere che diventa anche questo, magari da qualcosa da fruire per tutto il decanato, dire guarda, quella sera lì comunque proviamo a confrontarci, si sta lavorando su una cosa, però anche chi magari non riuscisse a partecipare a una cosa o l'altra può collegarsi, può rimanere, certo, sul pezzo. Mi sembra che possa essere una cosa buona. Va bene, dai. Grazie. Grazie a te, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci per quasi un'ora. Ci siamo persi via. No, no, è il tempo giusto, un'oretta al massimo è il tempo che ci diamo sempre. Bene, nient'altro, grazie davvero, grazie a chi ci ha ascoltato. Alla prossima, ciao a tutti.